Andiamo a vedere questi tre bolli come si riescono a riparare facilmente e soprattutto quanto tempo occorre. Iniziamo da questo, poi da questo, poi da questo che è un po' più difficile. Uscite dal corso riuscirete a ripararli facilmente. Allora, primo bollo. Al corso si impara a cercare il centro. E arrivati al centro del bollo a sollevare il bollo. Quindi al corso si fa questo esercizio. Poi, una volta trovato il centro, si fa la forza necessaria senza creare punte e si alza il bollo. Il bollo si può alzare anche in un colpo singolo. Vedete? Quindi in questo caso, se non continuo, se creatura e il bollo è salvato, se voglio continuare, vado avanti così. Qui è rimasto un microbollo da riparare, vado sempre a spianare i punti alti e poi ad alzare i punti bassi. Quindi qua ho ridotto il bollo, in questo caso con le leve, ma posso ridurlo volendo anche con le ventose, e dopo aver ridotto il bollo lo vado a rifinire. Quindi i puntali che non creano punte o creste durante la lavorazione li vediamo ai corsi. In questo caso questi sono puntali realizzati da noi a controllo numerico, quindi non li trovate né sui siti del Craft, Ultradent o su altri negozi di commercio olandesi o di commercio all'ingrosso online, principalmente in Olanda, in Germania e in Canada, oltre ai produttori statunitensi. Quindi non li trovate né nei negozi né nei grossi store online, ci sono tre negozi in Olanda e qualche negozio in Italia né negli Stati Uniti. Sono, ripeto, accessori prodotti da noi. Andiamo a vedere questo bollo qua che con la luce sembra più piccolo, in realtà inizia di qua e finisce di qua. È un bollo da 4 centimetri. Inizia a scendere e questo è il punto più basso. Quindi andiamo a vedere di ripararlo. Ovviamente se il bollo viene iniziato, viene preso male dall'inizio, sarà poi difficile la lavorazione, ci andrà anche mezz'ora per riprenderlo. Quindi abbiamo ridotto un bollo da 4 cm in un microbollo da 3 mm. Lo andiamo ancora a lavorare e questo è il risultato finale. Ho creato una cresta, c'è cioè un positivo, un punto alto, un punto plus zero, e appena terminato un corso in inglese, quindi spero di non parlare un po' in italiano, un po' in inglese. Quindi c'è un punto positivo sopra lo zero, il bollo è riparato, lavorazione simile a quello che si ottiene con le ventose. Adesso andiamo a ribattere il punto alto. Quindi ribattiamo il punto alto con il martello e funzioni, posso utilizzare la gomma, posso utilizzare anche il legno del manico, sono due tipi di forza che si danno. Lavoriamo ad esempio con legno, ci sono anche accessori per ribattere il legno, le lavorazioni sono più in alcuni casi più precise, cioè si va a step successivi. Allora, in questo caso punta fine, quindi punta a spillo, entriamo nel microbollo e andiamo a rifinire. Quindi per i bolli del tetto, se non ci sono le traverse ma ci sono parti libere, serve una leva in carbonio che scarichi tutta la forza sotto il bollo, mentre le leve
in acciaio e in alluminio la forza si perde per la lunghezza della leva. Occorre una leva, dicevo, in carbonio e poi due punte, una grossa e una fine, fatte appositamente per non creare punti alti durante la lavorazione, quindi per non creare punti alti e ovviamente per non spaccare la vernice. Qua, se guardo a filo, adesso la videocamera è impostata in alto, se guardo a filo ho delle piccole imperfezioni, ma non importa, vado a rifinirle entrando nei microbolli. La difficoltà è proprio quella di riuscire, quando creiamo dei microbolli, a entrare e a spianare. Cioè, qualsiasi bollo di grosse dimensioni riusciamo a raccoglierlo, quindi anche un bollo da 7 cm riusciamo a raccoglierlo, quando l'abbiamo poi raccolto, se non siamo in grado di entrare nei microbolli, e ci sono degli esercizi che si vedono appositamente nei corsi, se non riusciamo a entrare nei microbolli non finiremo mai quel bollo. Quindi i bolli più grossi si possono ridurre, come prima tecnica, come seconda tecnica si possono raccogliere. Bisogna però poi aver acquisito la precisione e la sensibilità di lavorazione da entrare nei microbolli senza creare punte e in questo modo riuscire a spianare perfettamente il bollo e riportare la lamiera allo stato originale. Adesso io sto facendo la lavorazione, ci sono all'incirca 10 gradi come temperatura, non ho scaldato il locale, sono venuto un attimo a fare un video veloce. È logico che le lamiere si lavorano meglio quando la temperatura è sopra i 25 gradi. D'estate, se si lasciano le macchine fuori a 40 gradi e poi si porta in officina, la lavorazione è ottimale sia con le leve sia con le ventose. Con le ventose, in particolar modo, evitate di lavorare sulle lamiere fredde perché si rischia di strappare via la vernice, mentre sulle lamiere da 25 gradi in su come temperatura le lavorazioni sono ottimali. Poi, se la vettura è riverniciata, la vernice può saltare. Ai corsi viene fatto vedere come accorgersi che la vernice può saltare prima di iniziare la lavorazione e anche durante la lavorazione quali sono i segnali che la vernice dà prima che possa saltare via. Se video di questo tipo vi interessano, fatelo sapere nei commenti. Una precisazione: un cofano che ha ad esempio 4 bolli, la carrozzeria ha necessità di riverniciarlo. Stessa cosa per un tetto. In particolar modo un tetto che ha 5 bolli solcati, la carrozzeria in genere stucca e vernice. Questo richiede tempo, richiede materiale. Riuscire a riparare 5 bolli in questo modo, quindi in 4 minuti, in poco tempo, ovviamente per la carrozzeria è un risparmio e si riesce a comunque a mantenere la vernice originale. Quindi consigliare al cliente una vettura non riverniciata in poco tempo, quindi smontando il cerino, effettuando la lavorazione e rimontando il cerino, il più delle volte in un'ora si consegna la vettura al cliente. I bolli solcati sul tetto sono stati riparati in questo caso come deve. Nulla vieta gli stessi bolli di ripararli con le ventose, anche se sono bolli U-shape, anche se sono bolli soltati, ci sono delle tecniche che facciamo vedere nei corsi per riparare i bolli con le ventose. Sulle nervature e sugli spigoli stesso discorso, si usano le leve ma si possono utilizzare anche le ventose. Se siete carrozzieri, il consiglio è fate il corso. È un corso individuale che man mano c'è un errore venite istantaneamente corretti. Successivamente fate pratica in carrozzeria, se avete delle vetture da riparare, venite in carrozzeria a riparare le vetture e in questo modo vedete e chiedete come vengono eseguite riparazioni più difficili e imparate cose nuove. Quindi il corso base fa vedere le tecniche di lavorazione che si possono utilizzare, fa vedere come si utilizzano per vedere macchine lavorate intere. Ovviamente se, ripeto, se avete una carrozzeria con 5-6 macchine da riparare, durante la riparazione vedete e chiedete come
come la riparazione viene eseguita. Se poi nel frattempo riparate anche voi delle macchine, potete chiedere, se noi ripariamo altre macchine, man mano che avete delle difficoltà, come riuscire a riparare. Se video di questo tipo vi interessano, fatemelo sapere nei commenti. Se avete delle lavorazioni che volete vedere, chiedete e ci aggiorniamo nei prossimi video.